Anche nel 2012 i cineamatori di Wangen hanno raccolto alcuni avvenimenti accaduti durante l'anno a Wangen per documentare la vita nella città gemellata e per ricordare gli incontri tra i cittadini di Prato e di Wangen. Ogni 2 anni Wangen organizza una fiera intitolata Wangener Welten, dove le imprese dell'artigianato e del commercio espongono i loro prodotti. Con 150 espositori è uno specchio della forza economica della nostra città. Circa 16.000 spettatori si sono informati delle offerte. All'esposizione abbiamo invitato una classe dell'Istituto Dattini da Prato. È un prodotto raso. E allora noi, ho detto, il quindi chef. Gli alunni che sono venuti a Wangen studiano tedesco da 4 anni. E poiché frequentano l'indirizzo ristorazione, si sono interessati a raccogliere dati sui prodotti alimentari, intervistando in tedesco gli espositori riguardo a denominazione, tipo di prodotto, prezzo, eccetera. Si sono presentati agli stand con delle schede già pronte da compilare, che poi a scuola avrebbero rielaborato in una documentazione finale. Il viaggio era preparato dalle professoresse Fiammelli e Lemmi e poi accompagnato dalle insegnanti Foianesi, Sola e Fiammelli, che faceva la guida. Il nostro comitato per il gemellaccio ha organizzato anche la visita a 2 ditte. La prima si è svolta alla fabbrica Farni, nota per la sua birra chiara Weizen, cioè invece dell'orzo si fermenta il grano. L'imbottigliatrice moderna riempie 7 bottiglie al secondo, quindi 24.000 bottiglie all'ora, che corrispondono a 12.000 litri di birra all'ora. L'altra visita ha portato i ragazzi a un caseificio. Strada facendo si gode il paesaggio intorno a Wangen con i meli in fiore. Nell'Allgäu si produce prevalentemente il formaggio Emmentaler, secondo i parametri svizzeri. Per motivi igienici gli studenti hanno dovuto indossare un camice di plastica. I buchi nell'Emmentaler si spiegano con il gas che si sprigiona durante il processo di fermentazione. Le forme di formaggio vanno rovesciate e salate parecchie volte. Alla fine della visita i pratesi assaggiano il formaggio, il latte e il Buttermilch, un siero potabile molto rinfrescante. L'economia lattiero-casearia è tipica nella zona dell'Algovia, quindi non c'è da meravigliarsi se proprio a Wangen si trova il centro studi e ricerche dell'industria casearia del Baden-Württemberg.
Quest'anno il centro ha festeggiato il centenario della fondazione e l'ampio risanamento, a cui il Land e il Bund, cioè la regione e la federazione, hanno contribuito con più di 5 milioni di euro. In occasione della giornata a porte aperte, si potevano visitare l'impianto per la lavorazione del latte, i laboratori per le analisi scientifiche, nonché le aule per gli stagisti. Qui viene mostrata l'analisi della panna montata ed esattamente la sua consistenza e durata. La produzione del burro. Al Centro di Studi e Ricerche dell'Industria Casearia appartiene una foresteria per gli apprendisti che provengono da tutta la Germania. Durante le ferie alcune volte ne abbiamo usufruito per gruppi di ospiti pratesi, come anche quest'estate quando abbiamo offerto un corso di tedesco agli studenti da Prato, da Montecatini e da Carpi, dove il terremoto aveva distrutto la loro scuola. È stata l'associazione interculturale Si Può di Prato che ha organizzato il viaggio ai ragazzi italiani in Germania. Gli studenti, tra l'altro, hanno partecipato alla grande sfilata della Kinderfest, l'annuale festa cittadina di Wangen, di cui facciamo vedere alcune immagini. Trentaquattro classi e associazioni, 18 bande e 28 carri formano la sfilata. Das waren die starken Männer aus der Grundschule Deuchelried mit dem Zirkus und den Clowns und Armbrustschützen kämpfen hier. Wangen nel Medioevo si difende contro un attacco dei cavalieri svevi. La nostra orchestra cittadina. Per la nostra orchestra cittadina è stato un anno glorioso. Ad un concorso nazionale ha vinto il titolo per la migliore orchestra a fiato della Germania. In una cerimonia al municipio, il presidente della giuria ha consegnato il premio al direttore Zinsa. Aus Immenstaat am Bodensee, ein Friesenviererzug in einem offenen Landauer. Und Walter Sauter, ein erfahrener Fahrer in den größten Klassen. Ora sfila la banda di Carse, che l'8 settembre vedremo a Prato perché è stata invitata da Prato a suonare al corteggio storico di Prato. Ein Ohrenstein- und Koppeltraktor aus dem Jahre 1954. Il liceo con il suo preside. Rekord, Lothar Eilbrucker, 1100 Schüler, 100 Lehrer und ein Abitur.
Ecco gli studenti delle nostre città gemellate. La Garenne in Francia e poi gli ospiti italiani. Due settimane dopo la Kinderfest, la SIPO ha organizzato di nuovo un pullman per Wangen. Sotto la guida del presidente del Consiglio Comunale Maurizio Betazzi, i pratesi hanno partecipato alla Kulturnacht, cioè alla Notte di Cultura, e il giorno dopo alla Serata Italiana. Durante il ricevimento in municipio, il sindaco Lang ha informato i pratesi del cambiamento nella presidenza dell'Associazione per il Gemellaccio. Infatti, in primavera, alla riunione generale dell'Associazione per il Gemellaccio, mi ero dimesso dall'incarico da presidente. L'associazione mi ha nominato presidente onorario e l'assemblea ha eletto come il mio successore Wolfgang Tengler. Tengler fa parte del nostro comitato già da alcuni anni. Così alla Serata Italiana è lui che fa la presentazione. Sono molto contento che siete venuti qui da noi. Anzitutto il presidente del Consiglio del Comune Maurizio Betazzi, i consiglieri Luciano Gestri e Roberto Menini e Britta von Webski. Saluto anche gli amici del circolo I Risorti della Querce che fanno la pasta e vino per noi stasera, per tutti voi, per noi. Lo Scenti Chor apre il programma con canzoni di Marinai. Il sindaco ha colto l'occasione per ringraziarmi ufficialmente per l'impegno profuso dal 1982. Eine Abteilung für die Freundschaft mit Prato und seit damals bis heute hat Ansgar Friemel diese Partnerschaft gelebt, bereichert und mit unheimlich viel Energie betrieben. Deswegen wollen wir uns heute Abend bei ihm herzlich bedanken. Dankeschön, Herr Friemel, für Ihre Arbeit für Prato und die Beziehungen zu Wangen. Über 200 Veranstaltungen und Begegnungen hat er organisiert in diesen 27 Jahren. Dankeschön, Herr Friemelt. Effettivamente in questi anni abbiamo organizzato più di 200 incontri tra i cittadini di Wangen e di Prato. Ogni anno vengono a Prato, grazie.
e quindi questa è una buona tradizione. E sì. E un'altra cosa importante è ormai è una tradizione che viene fatto per ogni anno una retrospettiva, che è un filmato che viene fatto ogni anno e poi viene trasmesso anche a Prato. In Italia e in Deutschland hanno grosso geleistet. Ganz herzlichen Dank. Buonasera a tutti. Mi scuso con gli italiani, tanto poi potrò tradurre quello, le poche parole che dirò. Maurizio Petazzi ha ringraziato per l'ospitalità di Wangen e per i 30 anni del mio impegno. Oberbürgermeister Michael Lang, natürlich auch an die ganze Stadt Wangen. Wir danken auch Asghar Frimeld für seine lange Aktivität, die schon mehr als 30 Jahre andauert. Es ist Wein. Verbunden wünschen wir Wolfgang Tengler. Vielen Dank an alle und vielen Dank Oberbürgermeister Lang. Comunque, vorrei ringraziare i membri del comitato, dove rimarrò, perché non voglio ritirarmi totalmente dal gemellaccio. Ringrazio il comune di Wangen, il signor Spang, il signor Sterk. Ringrazio l'amministrazione pratese con cui ho collaborato molto bene. Ho conosciuto sei sindaci: Landini, Lucarini, Martini, Mattei, Romagnoli e Ceni. Ma il mio punto di riferimento è sempre rimasto la segretaria Vania Fiondi. Per il futuro auguro buon successo al gemellaccio e al nuovo presidente Wolfgang Tengler. Ai nostri popoli, Italia e Germania, auguro che riescano a risolvere i problemi finanziari per realizzare finalmente più giustizia in Europa, perché la giustizia è il fondamento di una vita in pace e in felicità. E vivano i gemellacci! Un grazie speciale ha espresso il sindaco a Britta von Webski per le tante iniziative a promuovere il gemellaccio. Poi uno scroscio di pioggia ha minacciato di guastare la serata. Ma il pubblico è rimasto in piazza sotto ombrelli e tendone e dopo un quarto d'ora si poteva asciugare i tavoli e panchine e il programma poteva continuare con l'esibizione del gruppo Arti in Scena della Scuola del Musical del Politeama insieme alla band The Mox. Grazie ancora alla signora Roberta Betti che ci segue col cuore da Prato. Thank you so much to Roberta Betti with her heart from Prato. Tutto il teatro quindi Politeama. Thank you so much to the Teatro Politeama. E soprattutto per noi una grande donna, una grande artista che ci ha preparato, che è Loredana Lubrano. Grazie. Thank you so much to our non ci ferma Loredana. Neanche la pioggia, continuiamo con un altro pezzo. The rain can't stop us, so let's continue with another song. Yeah. La 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 la
Con il regalo del presidente del consiglio comunale Bettazzi si è ritrovato sulla mia terrazza il comitato per il gemellaggio a raccogliere, come aveva detto Bettazzi, delle idee frizzanti per l'anno prossimo. Un mese dopo ci si è rivisti a Prato. Bisogna sapere che nel 2013 festeggiamo il 25esimo anniversario del nostro gemellaggio. Le due amministrazioni comunali intanto hanno stabilito come data del giubileo il 4 agosto a Wangen. Ora siamo all'Istituto Gramsci-Keynes, dove la SIPO ha potuto festeggiare un grande successo. Durante lo scorso anno scolastico, 172 giovani che a scuola studiano tedesco avevano partecipato a un corso supplementare offerto dalla SIPO per raggiungere il certificato del Goethe-Institut. La preside del Gramsci-Keynes, Grazia Maria Tempesti, e l'assessore alla pubblica istruzione del comune, Rita Pieri, hanno apprezzato e lodato l'impegno degli studenti. Erano presenti anche molti genitori che hanno reso particolarmente significativa questa consegna. Un forte incoraggiamento allo studio del tedesco ha lanciato l'assessore provinciale Ambra Giorgi. È una lingua che ha avuto occupa un ruolo importante nella cultura della nostra Europa. A consegnare i certificati erano presenti il nostro sindaco Lang e il presidente del consiglio comunale Bettazzi. I certificati sono a vari livelli secondo gli anni dello studio del tedesco. Ora andiamo al salone del consiglio. Quest'anno Rainer Schmidt insieme a Wolfgang Tengler ha portato due pullman con cittadini di Wangen alla festa dell'8 settembre. Al ricevimento offerto dal sindaco Cenni c'erano presenti più di 140 persone di Wangen. Fra queste anche la banda musicale di Karse, che avevamo già visto alla sfilata della Kinderfest. La banda ha suonato già la sera prima, durante la festa della birra alla Querce. L'8 settembre, dopo il ricevimento in comune, la banda di Karse si è esibita in piazza del comune. Poi all'improvviso è arrivato in piazza una troupe di operatori della RAI e così i musicisti della piccola Karse, perché Karse è la più piccola località di Wangen, sono finiti in un film della RAI messo in onda a fine ottobre. Il maggior orgoglio però l'hanno avuto quando hanno suonato alla sfilata del corteggio storico. Nella via di ritorno i pullman di Wangen, come ogni anno, hanno fatto sosta a Porto Venere, con la splendida vista sul Golfo di La Spezia. Ora, prima di finire, ancora due inaugurazioni a Wangen. Al liceo Rupert Ness è stato inaugurato una nuova ala per le scienze naturali. È molto gradito l'ampio cortile coperto che serve anche da mensa all'intervallo della ricreazione. Yeah.
7 milioni di euro ha pagato il comune per questa nuova ala. Al primo piano si trovano le aule, al secondo le collezioni di biologia, chimica e fisica. Il giorno dell'inaugurazione i professori davano dimostrazioni e facevano esperimenti per il pubblico. Quel che colpisce sono la facciata esterna e il vano scala costruiti in abete bianco. Troviamo lo stesso aspetto anche al nuovo municipio della località di Deuchelried. Infatti la coltivazione e l'uso dell'abete bianco indigeno è fortemente promosso dal Land Baden-Württemberg. Oltre all'amministrazione comunale, l'edificio ospita il teatro amatoriale, la banda musicale, una corale e diverse stanze per gruppi. Terminiamo la nostra retrospettiva annuale con la musica della banda e del coro di Deuchelried.